Care amiche e cari amici, benvenuti al primo episodio di una serie nella quale vi racconterò un po' di storielle direttamente dal mondo del complottismo e della disinformazione. Enigmi irrisolti, trame malefiche oscure con un piccolo fondo di verità e semplici truffe ai danni di poveri cittadini sfortunati si intrinsecheranno qui, su questo set ricolmo di libri che servono solo a darmi un tocco. Sono anche vestito bene per ricordarvi che sono una persona seria. La storia di oggi non ci richiede un grande salto nel passato, giacché ha preso piede nell'agosto 2022, e non ci richiede neanche un grande salto nello spazio, dato che, a discapito del nome, si tratta di una storia totalmente nostrana. Oggi vi racconterò la storia del sovrano stato antartico di San Giorgio, una nazione appena scoperta che si trova, come suggerisce il nome, tra le province di Catanzaro, Trapani e Teramo. Ma andiamo con ordine, poi capirete. Tutto ebbe inizio tra il 2011 e il 2015, anni in cui comparve sulla piattaforma ormai ufficiale per le comunicazioni formali, ovvero Facebook, una pagina dal nome autoesplicativo, Sovrano Stato Antartico di San Giorgio. Con tanto di sito internet, ormai non più funzionante, capitale chiamata Stazione Città di Sant'Anna, capo di Stato, il luogotenente generale Damiano Bonventre, ed indirizzo email ufficiale. Nel caso in cui la veridicità della storia dovesse in qualche modo puzzarvi, non vi preoccupate perché la stessa pagina Facebook ci fornisce tutti i dettagli per rassicurare anche le menti più malfidenti. Anno di fondazione 2011. Il territorio sottoposto alla sovranità piena ed esclusiva del sovrano Stato Antartico di San Giorgio è il settore antartico compreso tra il Polo Sud ed il 60° grado sud di latitudine e contenuto tra la longitudine 135 ovest e la longitudine 141 ovest. La capitale dello Stato è la stazione città di Sant'Anna. Coordinate che, se poste su Google Maps, ci restituiscono questa posizione e questa splendida fotografia. Come ogni nazione sovrana che si rispetti, anche il sovrano Stato Antartico di San Giorgio ha la propria gazzetta ufficiale, sulla quale troviamo pubblicata la Costituzione, in italiano, e datata 2020. Tra l'altro, la gazzetta risulta essere al secondo anno di stampa, quindi sembrerebbe che lo Stato, fondato nel 2011, è rimasto per anni senza alcuna comunicazione ufficiale sul proprio status. Un'accuratissima mappa a ragnatela ci mostra inoltre la geografia della capitale di Stato, la già nominata Stazione di Sant'Anna. Come testimoniato da uno dei due giornali di Stato, il sovrano Stato Antartico di San Giorgio è organizzato come una teocrazia, ovvero una forma di governo in cui il capo di Stato riveste sia funzioni religiose che politiche. Un po' come il Papa e Città del Vaticano, insomma. Dio è con noi! Lo Stato di San Giorgio verso una teocrazia pura, al servizio dei poveri. Dal giornale La Teocrazia non risulta ben chiaro di quale tipo di religione si tratti, poiché riporta simboli di ebraismo, cattolicesimo ed Islam, ma gli articoli che vengono pubblicati dovrebbero essere tutti riferiti alla religione cattolica. Comunque, sempre su La Teocrazia, troviamo il messaggio di fine anno di quello che dovrebbe essere il capo di Stato, ovvero l'entità che governa e che detiene i poteri temporali e spirituali, il luogotenente generale dello Stato. Altra pubblicazione ufficiale dello Stato è il The Antarctic Tribune, anche questo interamente tradotto in italiano. È un giornale tramite il quale vengono pubblicate news ed informazioni relativamente alle attività politiche dello Stato. Spesso prendendole da altre fonti autorevoli quali Wikipedia e il Corriere della Sera. Diciamo che il secondo giornale di Stato pare che sia una rivista di freebooter, così come anche la fotografia nazionale, visto che non si fanno problemi a rubare e riutilizzare immagini dell'Antartide trovate in rete. Un'altra importantissima attività perpetrata attraverso le riviste nazionali sono gli auguri di Natale
e auguri di buona Pasqua. Auguri realizzati dai migliori artisti nazionali e che vogliono testimoniare l'estrema vicinanza del governo sangiorgino al proprio popolo. Sempre tramite la pagina Facebook abbiamo poi l'opportunità di scoprire ancora maggiori dettagli circa l'attività che si svolge all'interno del sovrano Stato Antartico di San Giorgio. Ad esempio, scopriamo che c'è un'università, denominata Università degli Studi del Sacro Cuore di Gesù. Poi abbiamo informazioni sulla polizia, sulla quale possiamo trovare un'ampia panoramica di tutte le tipologie di distintivo, nonché anche delle divise d'ordinanza, invernale ed estiva a maniche corte, poiché naturalmente ad agosto in Antartide comincia a fare un po' calduccio. Ci sono poi i passaporti, lo stemma araldico, le medaglie al valore e persino gli sticker da appiccicare alle auto. Indizi inoppugnabili dunque, che proverebbero senza ombra di dubbio l'esistenza di questa nazione sovrana. Eppure, so che stenterete a crederlo, ma questo Stato non esiste. Mi spiace, ma è così. Nonostante sulla pagina possiamo trovare addirittura un documento Word salvato in JPEG a testimoniare l'esistenza di questo stato incredibile, di questa gemma incastonata nel bianco cristallino dell'Antartide, ecco che la polizia italiana nell'agosto 2022 decide di distruggere deliberatamente il nostro sogno, decretando la non esistenza del sovrano teocratico Stato Antartico di San Giorgio. Ma cosa ha spinto quindi un gruppo di individui, di personaggi che non stento a definire dei visionari, dei sognatori, a realizzare, a mettere in piedi questa nazione fantasma? Sarà forse stata la filantropia? Sarà forse stata la poesia? Lo scopo era quello di eludere il fisco, oltre che realizzare molteplici truffe. L'incredibile storia del sovrano Stato Antartico di San Giorgio si sgretola con arresti di 12 persone e indagini a carico di altre 30 tra le province di Catanzaro, Trapani e Teramo, dopo aver truffato oltre 700 persone che hanno pagato tra i 200 e i 1000 euro per ottenere diversi benefit. Il sovrano Stato Antartico di San Giorgio si proponeva principalmente di vendere la cittadinanza a chi decidesse di pagare, emettendo anche dei documenti falsi, a loro avviso validi, anche per l'espatrio o per la guida, come testimoniato ad esempio da un truffato che, fermato dalla polizia stradale, ha presentato una patente antartica. Un altro settore di business si riproponeva di vendere appezzamenti di terreno fantasma in Antartide, con annessi anche titoli nobiliari, un altro ancora di fare un investimento per acquistare un'isola greca, ma il business principale era quello della vendita della cittadinanza. La cittadinanza sangiorgese portava diversi vantaggi, come ad esempio un regime fiscale agevolato rispetto all'Italia e la possibilità di ricevere degli investimenti per attività di ricerca in Antartide. Ma i truffatori hanno anche saputo adattarsi alle esigenze del momento, rendendosi disponibili ad accogliere medici sospesi dall'ordine e garantendo l'esenzione dall'obbligo vaccinale vigente in Italia. Con l'arresto dei truffatori si chiude dunque la decennale avventura di questo paradiso fiscale virtuale in Antartide, e anche il primo capitolo di questa nuova serie. Nel caso siate a conoscenza di qualche altra impresa, di qualche altro enigma, di qualche altra storia legata alle truffe o ai complottismi in generale, vi prego di darmi un incipit nei commenti, così che io poi possa approfondire e presentarlo al piccolo grande pubblico di questo canale. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata e vi invito a lasciare un mi piace, a condividere il video e a qualunque altra attività che possa in qualche modo supportare il canale. Ciao!